ringrazia il Signore sempre. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici. Attingiamo grande forza anche oggi dalla parola di Dio e leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 17, dal versetto 11 al versetto 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Amen. Cari amici, oggi abbiamo questo bellissimo episodio in Luca 17, in cui Gesù, andando verso la città santa, Gerusalemme, attraversa la Samaria e la Galilea. Ecco che in un villaggio gli vengono incontro 10 lebbrosi, 10 persone che hanno la lepra. La lepra era considerata in quel tempo come un segno di un peccato presente nella propria vita, un segno di lontananza da Dio. E quindi erano esclusi, emarginati questi lebbrosi. Queste persone malate sapevano che andavano incontro alla morte, ma hanno fiducia che Dio li può aiutare attraverso Gesù. Ecco che lo chiamano Maestro, abbi pietà di noi. Ecco la fiducia da parte di questi 10 lebbrosi. Anche noi oggi vogliamo avere fiducia in Gesù, che ci può aiutare da quelle situazioni di tenebre della nostra vita, non solo dal male fisico, ma anche da un male dentro di noi, dentro il nostro cuore, nella nostra casa. E gli dicono: abbi pietà di noi, abbiamo fiducia che tu sei il nostro maestro, il nostro rabbì. Vanno dai sacerdoti come Gesù li ha comandato e secondo la legge, si trovano guariti. E di questi 10, uno solo, che tra l'altro vedremo è un samaritano, torna indietro e dice: grazie Signore per quello che hai fatto, perché mi hai guarito. E Gesù dice: soltanto tu sei tornato indietro e gli altri dove sono? Un samaritano, considerato escluso, maledetto, lontano dalla stirpe eletta. Gli altri 9, probabilmente giudei, ebrei, che si consideravano del popolo eletto, non tornano indietro per ringraziare il Maestro, dicendo: noi siamo del popolo eletto, era giusto, era dignitoso che fossimo guariti. Ecco allora che questo samaritano, questo straniero, sta indicando una via, la gratitudine, quella che non hanno avuto gli altri 10. Dobbiamo essere grati a Dio, fratelli e sorelle, per tutto ciò che Lui fa nella nostra vita. E quando Lui interviene, noi lo abbiamo invocato e chiesto aiuto, non dobbiamo dire: beh, è certo che doveva aiutarmi, lo sapevo, lo stavo attendendo, ma dobbiamo essere grati. Una gratitudine che sgorga da un cuore che è sincero, che è fedele, un cuore che apre gli occhi, vede la presenza di Dio, la mano di Dio potente che è intervenuta nella mia vita e gli dice: grazie Signore. Allora vi invito, fratelli e sorelle, a dire: grazie Signore Gesù oggi per il dono della Tua presenza, perché Tu puoi sanare la mia lebbra. Hai sanato già alcune situazioni nella mia vita e io Ti dico grazie. Io con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia vita voglio renderti grazie, esserti grato perché sei un Dio che è amico, sei un Dio che è salvatore. Sei un Dio che non mi ha dimenticato, ma sempre al mio fianco,
mi porta avanti. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan: ringrazia il Signore sempre. Come dice il Salmo, sulla mia bocca sempre la sua lode, dal mio cuore la gratitudine. E proprio perché oggi è un giorno di ringraziamento, vi vogliamo offrire come Shout Koinonia il nuovo videoclip dell'ultimo single uscito una settimana fa dal titolo Oggi voglio credere, dove ci sono alcune riprese che abbiamo girato qualche settimana fa in America durante il nostro tour che abbiamo fatto negli Stati Uniti, principalmente a New York, e dove Anna rappresenta una persona nel mondo che lavora, che vive nella caoticità e si affida a Dio e grida, prega e canta Oggi voglio credere in te, che sei la mia forza. Ve lo offriamo perché insieme a Itka abbiamo girato questo videoclip anche a Times Square, New York, e al termine di questo videoclip vedrete alcune riprese e immagini dei concerti di lode e adorazione che abbiamo fatto durante le tappe di questo tour. Guardatelo su YouTube. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.